Cos'è questa verdina? Sapete, quando si tratta di giochi belli, e sapete, io li stimo, ma quando si tratta di giochi brutti, mi viene voglia di giocarci. Io voglio di prenderli e buttarli dalla finestra. Quando si tratta di trovare giocacci per il Game Boy classico, ebbene, ne ho trovato uno che pensavo fosse carino, ma guardandolo per bene mi sono reso conto che non vale la pena giocarci. Si tratta di Loops. La storia in questo gioco non c'è, d'altronde è un puzzle game, ma la grafica è troppo semplice e spartana, perché quello che vediamo, l'ambientazione è soltanto una griglia, monocromatica e ripetitiva, posso forse perdonarlo. Poi anche addirittura l'oggetto che dovremmo posizionare è tutto uguale, identico, non hanno provato neanche a fare un po' più di varietà nel design. Lo so che è un Game Boy classico, non a colori, però sinceramente potevano sforzarsi di fare qualcosa di un po' più vario, qua sfocia troppo nell'anonimo. Per l'audio, anche qui diciamo che la noia regna. Effetti sonori uno solo quando posizioniamo i nostri oggetti. Poi musiche di sottofondo, c'è solo un tema musicale che viene ripetuto all'infinito ed è proprio martellante. Infatti la parte più importante, che sarebbe la giocabilità, cos'è Loops? Un particolare puzzle game. Ve lo ricordate Pipe Dreams, in cui dovevate collegare pezzi di tubi per fare diventare, insomma, più lungo possibile una tubatura, però non c'era una fine, solo un inizio? Ebbene, qui è quasi la stessa cosa. Partiamo con un pezzo qualunque, può essere dritto, curvo, lungo o curvo corto, ok? Ma dobbiamo semplicemente fare delle forme geometriche chiuse semplici e cercare di farlo nel miglior tempo possibile. Quando abbiamo in mano un pezzo, al centro c'è un timer che scorre qualche secondo e se non riusciamo a posizionarlo, il pezzo sparisce e verrà sostituito con un altro. Però abbiamo solo tre possibilità per evitare di finire nel game over, ok? E quando posizioneremo tutti i pezzi e chiudiamo una figura, accumuleremo punti, certo, e questa figura sparirà. Però, se abbiamo attaccato i pezzi che non sono siamo riusciti a completare da qualche altra parte, non spariranno, anzi, rimarranno lì. E questo certamente fa aumentare la difficoltà del gioco, ma sinceramente, un puzzle game così va bene per i telefoni cellulari, non per una console portatile Game Boy. Sinceramente, per una console portatile è meglio giocare al Tetris, che è più vario e più divertente, lì devi usare bene il cervello. Qui, invece, ti annoi, anche se so che la difficoltà è molto elevata. Certo, c'è a chi gli piace, è vero, ma io, sinceramente, lo considero un gioco inutile e noioso, e non potete neanche, addirittura, sostituire i pezzi che avete già montato mettendoci sopra degli altri. Questo fa incacchiare molti di voi sicuramente. Se volevate trovare un gioco bastardo e stronzo, questo è il gioco che fa per voi, soprattutto se volete perdere tempo. Ma sinceramente vi dico che è meglio lasciarlo perdere. Ci vediamo alla prossima settimana.